Amici ed amiche, tra i palazzi e i quartieri nuovi di Tirana, guardate un po', ragazzi. Quello io lo chiamo il palazzo di Tetris. Abbiamo i semafori, addirittura con i secondi, come ad Amburgo. Tutta una zona nuova questa, ragazzi. E quella che vedete è un'autostrada che attraversa letteralmente la città. È un'autostrada nuova, vero, Eriola? Sì. Come vedete, sono le 5, il traffico non manca. E queste sono immagini di Tirana, ragazzi. Mercedes non manca mai. Traffico caotico, Tirana. Ci siamo, è verde anche per noi. Ancora 15 secondi di verde, amici ed amiche. Tirana si può dire che sia diventata una città europea a tutti gli effetti, non solo europea nell'immagine, guardate un po' l'autostrada che attraversa Tirana, qua in questo caso stiamo uscendo da Tirana. Una città europea non solo per quel che riguarda l'immagine, le strade, i grandi palazzi che abbiamo al centro, ma anche per l'atmosfera che si respira, anche per gli abitanti di Tirana. Abbiamo tanti abitanti dall'estero, è diventata una città quasi di melting pot, quasi di melting pot. C'è un grande movimento studentesco, tante università, tanta storia, e una città che abbiamo detto, amici ed amiche, che chi è andato via da Tirana 10 anni fa e torna adesso è probabile che non trova neanche le strade per tornare a casa. Sì. Perché insomma c'è stata una grande evoluzione, amici ed amiche. Questo è, adesso vi facciamo vedere il nuovo tunnel, e notate insieme a me una curva un po' strana, vediamo. La curva strana arriva tra poco. Vai pure, Eriola, tutto gas. No. È questa qui, è un po' strana, è un po' da MotoGP questa curva, però insomma non ci lamentiamo, dai. Siamo a Tirana 2022, entriamo nella luce. Questo è, ragazzi, questo è Tirana, una città che fa eccezione in tutta l'Albania. Gli affitti sono molto alti. Quanto costerà un affitto a Tirana mediamente? Tanto. In euro. A partire da 200, mi sa, A partire da 300. A partire da 300 euro, amici ed amiche, gli affitti a Tirana, in una città dove comunque trovare uno stipendio buono non è facile. No. Anche se c'è lo sviluppo, non è facile. No. Devi perlomeno avere studiato. Se studi ai tuoi primi anni sono con il stipendio. Se fai l'università i primi 2 anni, sì, se ti laurei i primi 2-3 sì, anni sono duri, sì. Però dopo c'è possibilità di crescere. Perché non c'hai ancora dicono che non hai ancora l'esperienza, le cose. Sì, devono passare 2 o 3. Devono passare 2-3 anni. Sì, se tu finisci l'università per prendere uno stipendio buono. Sì. Se no è uno stipendio da stagista. Sì, da stagista. Ok. E se fai l'università per dottore, mi sembra che ci servono 3 anni di stagista senza pagare in ospedale del Stato. Senza pagare. Senza essere pagati. Solo per fare gli stage. E poi dopo puoi continuare, puoi cominciare. Puoi ricominciare a cercare posto di lavoro se ci sono. Però indubbiamente chi ha un titolo di laurea, chi ha un titolo di studio anche in Albania ha sì, più possibilità, più facile le cose. Anche se comunque in Albania come in Italia conta molto per trovare lavoro, conta molto le conoscenze, conta molto chi conosci. Anche in Albania conta molto anche se fai parte di qualche partito. Se fai parte di qualche partito, amici ed amiche,
magari sei più avvantaggiato per entrare in un posto di lavoro. Sì. Hanno imparato bene dagli italiani questi, eh? Abbastanza. Autostrada, Tirana-Durres, amici ed amiche. C'è una pecora, c'è una mucca, c'è la fabbrica della Coca-Cola. Clady, la fabbrica della Coca-Cola, Clady. Sì, hai visto? Tanto. Ce l'ha in mano, ce l'ha. Mi piace tanto. Qua abbiamo cinema multisala, amici ed amiche.